Ma credo che quello ci voglia sempre per vincere le partite, perché e questo devo dire che c'è sempre stato dalla parte dei ragazzi. Qualche volta magari ecco, siamo stati un pochino meno attenti e quindi il risultato non è venuto, però sicuramente la prova oggi dice questo, come diceva bene lei, però è una componente che per vincere le partite, soprattutto per puntare ai vertici alti, ci vuole sempre, quindi ci vuole testa, gambe e cuore. È una squadra che gioca bene, ha buoni palleggiatori e soprattutto ha una capacità di smarcarsi negli spazi in modo molto efficace. D'altronde noi dovevamo fare la partita, quindi diciamo che in questo momento l'impianto è questo, di questo 4-4-1-1, 4-4-2. Nel momento in cui tu trovi delle mezzali come le abbiamo trovate oggi e degli esterni d'attacco come le abbiamo trovate oggi che si muovono tra le linee, diventa difficile nel momento in cui devi andare a riconquistare palla. E soprattutto oggi difficile è nato perché le linee, secondo me causa il vento, non sono state abbastanza strette, però c'era questa paura che qualche traiettoria potesse metterci maggiormente in difficoltà, quindi sicuramente un'ottima squadra e quindi le difficoltà sono state lì. Mister, che si è fatto Allegretti? Allegretti è un problema vecchio di 2 mesi e mezzo che stiamo cercando di gestire, come ho cercato di gestire nella partita col Palazzolo, e cerchiamo di tirarlo nella migliore condizione per la gara. Oggi il ragazzo ha alzato bandiera bianca, ma giustamente bandiera nera, scusate, ma proprio perché c'è un problema fisico che anche il ragazzo sta cercando di gestire come lo stiamo cercando di gestire noi. Il fatto che sicuramente qualsiasi tecnico credo che lavori nella settimana in funzione di quella che è la partita, considerando tante varianti che possono avvenire, per squalifica, per mancanza di qualche calciatore, perché per esigenze di risultato, per esigenze tattiche in funzione della squadra avversaria. Credo che il momento difficile è stato quando praticamente subito dopo aver preso il gol del pareggio. Assolutissimamente non posso rimproverare niente, intanto perché noi abbiamo costruito una squadra per la permanenza, lo rivederò fino alla noia, in Serie D. Abbiamo fatto il secondo campionato di Serie D, diciamo l'ennesimo importante, lottando con Vibonese, Nocerina, Troina, con tutte quelle squadre che sono lassù, Ercolanese, eppure facendo meglio di tante altre che si trovano a centro classifica, avendo diciamo, a disposizione un budget molto, molto più limitato. Oggi penso che abbiamo disputato un'ottima gara. Ci siamo fatti vedere in campo, ci siamo fatti rispettare, la partita tranquillamente forse poteva finire pure a pareggio, non era uno scandalo, giustamente vince chi fa i gol, la Vibonese ne ha fatti 2 e ha vinto. E certo, come dice lei, la Vibonese era costretta a vincere perché là sopra sono in 3, se la giocheranno fino all'ultima giornata, però guardi, io ho una squadra giovanissima, età media 21 anni, se guarda la rosa dei nostri calciatori, nessuno ha fatto la Serie C, sono tutti calciatori che diciamo scoperte, tra virgolette, sotto certi aspetti, guidati da uno staff tecnico con in primis mister Raffaele che veramente fa un lavoro eccezionale e ci permette. C'è un po' di rammarico alla fine perché 2-3 settimane fa eravamo lì anche noi, però non ci possiamo assolutamente fare lamentare o recriminare in qualcosa perché sapevamo benissimo che avevamo una squadra che doveva lottare per la permanenza e se ci riusciva a fare un campionato bellissimo come ci è riuscito. Tutto qui. Direttore, è temuto di non vincere quest'oggi, in quanto il Genoa ha giocato veramente bene, non ha regalato nulla come giusto che fosse.
Sì, Manuel, c'è stato un periodo nel secondo tempo in cui non riuscivamo a sciorinare un buon gioco e non siamo riusciti a creare palle pericolose per la loro difesa. Se avessimo pareggiato oggi probabilmente per noi sarebbe finito, come già dichiarato al collega Mimmo, perché a tre giornate dal termine io ritengo che si profila uno spareggio. Secondo me, io sono dell'idea che a tutte e tre a tre punti è difficile riuscire ad arrivare, visto che c'è uno scontro diretto all'ultima giornata, quindi profilandosi uno spareggio o comunque un papabile arrivo di due squadre a pari punti si deciderà, come detto molte volte, all'ultima giornata. Ma le assenze si sono fatte sentire, è indubbio che non avendo né Diego né Nicolas in avanti abbiamo sofferto, perché questa squadra è impostata, diciamo, anche su un gioco offensivo che non può prescindere dai due attaccanti. Oggi abbiamo sofferto il fatto che Santiago era solo al centro dell'attacco e abbiamo sofferto, insomma, anche le iniziative dell'Igea, che non ha regalato nulla, come giusto che sia, e ha assicurato la regolarità del campionato, e mi auspico che anche le altre squadre lo facciano.